Ce la racconta. Stadio Sant'Elia, Bisoli cambia il Cagliari, fuori Pinardi e Lazzari, fiducia a Ragazzu, davanti Nenè affianca acqua fresca. Nella Sampdoria manca Cassano, affaticato per i troppi impegni, in attacco la coppia Pozzi-Pazzini, arbitra Pierpaoli di Firenze. Colpo di testa di Astori, poi quello di Pazzini per Pozzi, viene affrontato da Canini, ancora Pazzini, la battuta con il sinistro, il pallone che sfiora il palo di Agazzi, gran botta di Pazzini dai 25 metri, bella l'azione della Samp. Nainggolan di prima intenzione per Kossula, sovrapposizione. Azione di Agostini, pallone in profondità per Ragazzu, si gira ancora per Agostini sulla fascia sinistra, pallone in mezzo, il colpo di testa di Acqua Fresca, pallone alto. Sta per cominciare il secondo tempo di Cagliari-Sampdoria, il primo abbastanza deludente, si è chiuso sullo 0-0, non ci sono novità nelle due formazioni. Parte Ziegler, pallone radente, viene bloccato da Agazzi sul primo palo. Al nono minuto il secondo tempo, doppio cambio dunque per il Cagliari, in campo Matri e Lazzari al posto di Ragazzu e Acqua Fresca. La formazione rosso-blu torna al modulo 4-3-1-2. Calcio di punizione battuto da Kossu, pallone in mezzo, il colpo di testa tentato proprio da Matri, poi Biondini, bella la giocata sulla fascia destra per Kossu, il cross di prima intenzione, il colpo di testa doppio, l'ultimo è di Canini, pallone sul fondo, pericoloso il Cagliari. In avanti per Kossu, di prima intenzione Nenè per Matri, si chiude la triangolazione, va anche in gol Nenè, ma si era alzata già la bandierina dell'assistente dell'arbitro per una posizione di fuorigioco, eccolo. Scatta proprio sul filo del fuorigioco, molti dubbi sulla segnalazione dell'assistente di Pierpaoli. Secondo cambio nell'arco di un minuto per la Sampdoria, dopo Marilungo al posto di Pozzi è il turno di Obiang in sostituzione di Mannini. Pallone in profondità per lo scatto di Pazzini, recupera ancora Pazzini, su di lui il portiere Agazzi, Pazzini riesce. Da girarlo, poi il cross verso il centro, troppo lungo, parte Nenè verso la porta, blocca Curci. Finisce qui Cagliari-Sampdoria, allo stadio Sant'Elia si conclude sul risultato di 0-0.